Sostituire un vetro proteggischermo su di un cellulare è un'operazione che tutti possono fare. La prima cosa che bisogna fare è ovviamente rimuovere quello rotto. Io sto utilizzando un plettro per chitarra, voi se volete potete utilizzare anche uno stuzzicadenti. Comunque bisogna inserire il plettro oppure uno stuzzicadenti sotto al vetro rotto, senza forzare, e vedrete che piano piano si staccherà dallo schermo. Nel rimuoverlo probabilmente si saranno formate delle briciole di vetro che vanno assolutamente rimosse. Io sto utilizzando un pennellino per farlo, voi potete anche semplicemente soffiarci sopra. Ovviamente anche il vetro protettivo che si trova sul gruppo ottico nel lato posteriore va sostituito, quindi rimuovo anche questo. In questa piccola scatola c'è il kit per sostituire il vetro. L'ho comprato su Amazon e costa intorno ai 10 euro. Ovviamente in descrizione di questo video troverete il link se volete anche voi acquistarlo. All'interno troverete questi tre vetri per lo schermo, poi questo attrezzo per posizionare i vetri in modo corretto, poi altri tre vetri più piccoli per il gruppo ottico e infine questo kit che serve per pulire. Allora, questi sono i fazzolettini imbevuti di alcol isopropilico, questo è un piccolo straccio per asciugare, questi sono adesivi per rimuovere briciole di polvere e infine c'è questa spatola di cartone che serve per far aderire il nuovo vetro sullo schermo. Dunque, possiamo anche iniziare. Faccio prima una bella pulizia utilizzando questo fazzolettino imbevuto di alcol isopropilico. Asciugo con il panno che mi è uscito dal kit. Ora utilizzo uno di questi adesivi per rimuovere eventuali particelle di polvere dallo schermo. Bisogna solo tamponare sopra e se c'è qualcosa rimarrà incollato sull'adesivo. Adesso appoggio questo comodo strumento di plastica sullo schermo. Serve, come già vi ho detto, per installare e centrare il vetro in un solo colpo senza sbagliare. A questo punto rimuovo la pellicola protettiva e appoggio il vetro sullo schermo come vi sto mostrando. Lo calo piano piano partendo dall'estremità, poi ci passo il dito sulla parte centrale per incominciare a farlo aderire e infine utilizzo la spatola di cartone per espellere eventuali bolle di aria. L'attrezzo non serve più, lo rimuovo per passare ancora meglio la spatola. Bene, ora faccio la stessa cosa anche sul lato posteriore del telefonino. Ovviamente effettuo prima una bella pulizia. Questo è quello che devo installare, ovviamente rimuovo prima la pellicola protettiva. Fatto, passo la spatola e poi pulisco. Ok, ora per renderci conto se c'è aria intrappolata sotto al vetro, vi consiglio fortemente di accendere il cellulare. Se c'è qualcosa che non va, lo capirete subito. Come vedete, questo è il mio canale YouTube. Noterete che in aprile 2022 le visualizzazioni di questo canale erano circa 51 milioni e mezzo. Da allora il tempo è trascorso e queste visualizzazioni sono aumentate di molto, ovviamente. Nel mio canale troverete tanti video, vi garantisco che alcuni sono davvero molto interessanti. Sono giunto al termine, ora per concludere installo anche la nuova custodia. Eccola qua.
L'ho comprata su Amazon, anche questa l'ho pagata circa 10 euro. In descrizione di questo video troverete il link anche di questo prodotto. Bene signori, se avete gradito questo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi due piccoli gesti, per voi insignificanti ma per me invece molto importanti, darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!